Kovac, Boban Kovac, oramai sei l'eroe di Perugia, stai regalando davvero un sogno a questa città, a questa società. No, sogno stanno regalando ragazzi, perché loro sono in campo, io cerco di dargli giuste indicazioni di far bene, ma loro sono veri campioni, veri eroi, e per questo bravi loro, noi da parte fuori, il mio staff sta lavorando bene, si vede che fisicamente siamo bene, ma dico, dal primo ultimo tutti i 13 hanno meritato, penso, questa finale, perché abbiamo faticato tutto l'anno, abbiamo cominciato da girone di ritorno di giocare una grande pallavolo e questo è il risultato. Quarto set, dove forse si è dimostrato veramente che Perugia è una squadra, al di là delle individualità che sicuramente insomma sono di altissimo livello. Ma questo è dal primo e ultimo momento, non dimentichiamo che a Cuneo, a gara di ritorno di quarti di finale, Atanasievi stava male e un grande Čupković. Oggi sempre questa staffetta di Mitic e di Paolucci sta dando tanto, guarda. Anche quando finisce questo campionato loro due stavano di nuovo sottovalutati, ma con noi ci hanno portato in finale. Per questo dico bravi miei polaggiatori, perché nessuno non crede in loro, credo io. Bravo anche a Boban Kovac, che sa riconoscere, sa fiutare il talento e lo sa sfruttare al momento giusto. Dall'inizio, guarda, ho fatto una cosa molto pericolosa per me. Ho scelto qualche ragazzo serbo in più, e se non andava sarebbe un disastro per me. È andato bene perché credevo molto in talento loro. Adesso Atanasievic vogliono tutti, ma quando il procuratore voleva venderla a destra e a sinistra dicendo c'è contratto con Perugia, volete comprarlo, nessuno non voleva dare la cifra che ha chiesto, perché dicevano palla alta non attacca bene, sbaglia molte battute, eccetera eccetera. Abbiamo visto, difende, batte, schiaccia, cosa di più? Tira gente, cosa vogliamo di più? Per questo un grande Petric che sta con me da 3 anni, Goran Imenso, Butti centrali, abbiamo costruito la squadra con tutti i giocatori che erano sotto di noi, giusto? L'anno scorso eravamo sesti, solo Dore della Lunga era giocatore che è venuto dalla fascia alta, tutti gli altri giù. Ragazzi hanno creduto nel mio lavoro, io ho creduto in loro e questa è gioia fantastica, immensa. Coach, schiaccia misto 5! Ah, sì.